come al solito siamo di fronte a una partita molto importante, tutte sono importanti chiaramente, per noi ha questa partita qui ha anche un'importanza particolare, perché da sempre Roma e Caserta c'è stata molta rivalità, sappiamo che i tifosi sono molto così, c'è molta, forse come parlavamo prima, forse questo è un derby come fosse, non so se poterlo paragonare a Roma-Lazio, comunque sicuramente è una partita sentitissima anche da parte dei tifosi, perciò è chiaro che questa partita assuma una particolare attenzione da parte di tutti, cioè ci terremo sicuramente intanto a portare due punti in classifica che in questo momento sono particolarmente importanti, perché noi siamo una delle squadre che non ha ancora riposato nel turno, no, di riposo di questo strano campionato a 17 squadre, e perciò non possiamo chiaramente pensare di perdere altri punti. L'altro è che comunque arriva una squadra in grande forma, una squadra che è partita un po' così senza nessun favore del pronostico, ha 8 punti come noi e ha vinto partite importanti, no? Ha vinto a Siena, penso che insomma, sia un'impresa abbastanza clamorosa di questi tempi, ha battuto domenica scorsa una corazzata come il Milano, perciò sta dimostrando giorno dopo giorno di diventare una squadra importante per questo campionato, e in effetti vedendola giocare sarà un bel osso duro. Loro giocano un bel gioco di squadra come tutte le squadre del loro allenatore, e hanno due giocatori che in questo momento qua sicuramente dal punto di vista numerico stanno dando molto, uno è Collins che è il playmaker e uno è Smith che è la loro ala forte, dove chiaramente sono tra i primi giocatori per valutazione del campionato e anche come marcatori. Chiaramente ci vorrà un'attenzione particolare quanto riguarda noi, i passi avanti che abbiamo visto con Cantù sono importanti, chiaramente il fatto che non sappiamo ancora se Maestranzi giocherà o no chiaramente non ci aiuta nel settore playmaker, però ecco, da quella partita lì di Cantù, che chiaramente non deve essere un punto d'arrivo, ma deve essere sicuramente una consapevolezza che siamo in miglioramento. La cosa importante è che dopo questa settimana di allenamenti, dopo che chiaramente abbiamo cercato di inserire ancora di più dopo una settimana mordente, e che dobbiamo pensare che tutte le energie messe in quella partita che sapevamo contro una squadra di Eurolega dovevano essere necessarie per portare a casa la partita, dovranno essere raddoppiate, perché domani arriva veramente una squadra in ottima forma e che sarà un osso veramente difficile da superare, perciò insomma su questo ci siamo allenati, sulla concentrazione, sulla voglia di vincere, e poi ripeto, magari portare a casa i due punti fondamentali che ci possono sicuramente fare un ulteriore passo in avanti. L'orario pomeridiano fino adesso non ci ha portato molto bene, speriamo domani di poter invertire questa tendenza, anche perché di nuovo sotto i riflettori della televisione speriamo magari di farci vedere un po' diversi da quelli che ci hanno visto nelle due partite in cui siamo andati in televisione, anche questo magari ci terremo molto a dimostrare appunto che delle partite buone le abbiamo giocate, magari ci possono vedere anche in tutta Italia. La settimana di Cantù è stata una settimana di impatto, anche siamo stati chiaramente, sai, abbiamo preso comunque la sconfitta di Sassari pur con le attenuanti degli infortuni, comunque non eravamo nessuno soddisfatto, perciò c'è stata anche dal punto di vista emozionale, no? Un'attenzione particolare. Questa sicuramente è stata una settimana che intanto dal punto di vista infortuni, a parte appunto la ricaduta di Maestranzi, il resto è stato abbastanza bene, abbiamo cercato più di lavorare più di squadra, appunto cercando di inserire Mordente e magari trovare un assetto che nella partita di Cantù appunto era più un impatto emozionale,
Invece questa settimana abbiamo lavorato un po' più dal punto di vista tecnico e quello che ci siamo raccomandati noi come staff di mantenere comunque quella voglia di vincere, quella fame che non deve mai mancare, soprattutto nella partita di domani.